Queste mini case mi uccidono. Ciao a tutti, ragazzi e ragazze, trucchini e trucchine, bentornati in questo nuovo video. Io sono Gaia e questo è Senza Trucco, ma come vedete sono abbastanza truccata e ovviamente non vuol dire che non mi devo truccare, ma vuol dire senza segreti. Se siete nuovi, non mi conoscete, vi piacciono le mie video reaction e soprattutto odiate la vasellina, iscrivetevi a questo canale, sì, questo è un pettino sopracciglia, e non perdetevi tutti i miei nuovi video attivando la campanellina delle notifiche. Vi piacciono i trucchi e quindi seguite Senza Trucco perché vi piacciono i trucchi. Potete andare su Amazon e supportarmi acquistando le mie tinte labbra biologiche senza vasellina, senza colgate, senza uova, senza alginato. E anche il mio mascara naturale Natural Divine Curls. E ci saranno altri prodotti? Chi lo sa? Praticamente, a proposito di vasellina, di cui potremmo fare a meno, di cose di cui potremmo fare a meno perché esiste un'alternativa. I cinesi sono geniali e sono coloro i quali, secondo me, hanno inventato i life hack perché sono gli inventori di questi gadget, di queste cose che alcune volte sono veramente utili, altre volte uno dice: ma semplicemente tell me why, perché li hai inventati? E ci sono delle case che sono invase da gadget. Secondo me non hanno nemmeno mobili. Anche il mobile in realtà è un gadget. Non c'è nulla che non abbia una presa USB, funzione aggiuntiva elettronica e che ovviamente non sia fatto di plastica. Ad esempio, in questo video sono anche un po' video ASMR. Lei. Cioè, guardate già questo. Questo cos'è? Un'asciugatrice? Un'asciugatrice a muro? Ok, questo è un elettrodomestico, mi piace. Oh, è una lavatrice? Ragazzi, e quella è la lavatrice per le scarpe? Lei ne ha due a parte. Cioè, io faccio il sempre. E quella è una lavatrice per i calzini e le mutande? Spiegatemi perché. Oltre al fatto che tutto deve essere a forma di fiorellini e animaletti, esatto, il tappetino panda, devo ammettere che sono molto rilassanti perché hanno queste routine che davvero non capisco, ma hanno gadget per qualsiasi cosa. Cioè, io già guardo questo. Ah, è secchio, pieghevole, cioè non c'è niente di occidentale, tutto cinese, che poi noi imitiamo, attenzione. Miliardi di tappetini con fiorellini e animaletti. Anche il WC è digitale. Sbaglio o il porta scopino? Perché? Cioè, perché dovrei avere un copritavolo, cioè, con gli animali? Carino. Troppi gadget, cioè non c'è uno spazio del muro che non abbia appeso qualcosa che è un contenitore per qualcos'altro. Sul serio, quanta roba c'è in queste case? E se andiamo sul profilo di questa smart home, è pieno di video di questo tipo. Lei pulisce il pavimento e. Cioè, loro aprono il secchio così. Ho capito perché, cioè, è un modo intelligente per non occupare spazio. Però, insomma, anche il porta spezie, porta aromi, porta salse non manca mai. E in effetti questo è utile. Ma. Ok. Non ce la faccio più a vedere tutte queste cose di plastica, piene di plastica, con porta contenitori di plastica per cose di plastica. Ancora non sono entrati nell'ottica, facciamo qualcosa un po' più minimal. È tutto pomposo, cristallo, oro, plastica, plastica dorata, plastica con cristalli, cristalli di plastica, vedete qua c'è il bordo dorato. Animaletti fiorellini, tipo questo poggiapiedi a forma di maiale, come non fanno. Questo è il portascarpe dorato perché diventa automaticamente elegante e di lusso. E questo è la cosa intelligente. Questo take my money and shut up. Ecco un'altra cosa bianca e dorata dove vedi altra plastica, ma potete vivere in mezzo alla plastica. Questo che cos'è?
Questo ce l'ho, questo è tipo il macina caffè, riduce tutto in polvere. Un'altra cosa, porta cose da appendere di plastica. Oh. Cioè, molto pulita, la cosa mi piace tanto, tanto, però il problema sono tutti questi contenitori, ecco un altro appendino dorato, tutti questi contenitori che io penso siano troppi. Mi piace come puliscono il bagno, mi piace, è molto molto pulito. E effettivamente sono video rilassanti. Quanti phone hai a casa? Altro video è quello di questa ragazza che entra a casa, disinfetta il cane, si disinfetta lei e ha un frigorifero guardaroba. Cioè, che cos'è questa cosa? Pendino dorato, scappa di plastica. E non so cosa fosse, ma il frigorifero dei vestiti mi incuriosisce. Questo è un pulisci cose di plastica, è un ventilatore di plastica, dei taglieri di plastica, anche la carne probabilmente sarà di plastica. E cioè, io non penso che loro abbiano una cucina, avranno un piano dove poggiare tutti questi gadget per una casa più intelligente. E questo è un elettrodomestico, va bene, ma anche mettere l'olio lo si fa con la plastica. Tutto il porta uova di plastica. Ah, finalmente una ciotola di porcellana, pensavo non esistesse altro materiale. E qua lei sta cucinando delle ottime omelette tipo ravioli, buone, mi sono un po' pochine, però buone, magari uno spuntino. Aspetta, tu hai cucinato quelle deliziosissime omelette per il tuo cane? Non che ci sia qualcosa di male a dare ai cani quello che mangiamo noi, anche se in realtà non è proprio corretto, ma addirittura nel piatto con presentazione. Io capisco, anche io lo trovo delizioso, tra l'altro somiglia a Daron, il cane di Filippo, ma perché? Sto ancora aspettando che lei mangi, nel frattempo vediamo diversi gadget di plastica, tra cui il portafon, devo dire che è molto intelligente. Questo io non ho capito che cos'è, se è una sorta di igienizzante per frutta e verdura di plastica. Cioè praticamente lei si mangia i surgelati, fammi capire, al tuo cane cucini le cose fresche, notare i dettagli dorati del forno. E tu invece mangi preparati surgelati? Cestino di plastica, rivestito di plastica. Io sono scioccata dalla quantità di gadget, alcuni ripeto molto utili e molto carini, ma eccessivamente troppi. Il silenziatore, figo. Cioè, non esiste altro. Cioè, non ha il forno integrato nella cucina. Lei ha comprato un forno gadget. Scusate, più parlo di cose assurde. Che schifo! Allora, fatemi capire. Sono stata 2 ore ad elogiare la pulizia e l'ordine di queste persone e ti vai a tagliare le unghie dei piedi non soltanto mentre mangi, ma proprio all'altezza di ciò che mangi. Perché? Ma che schifo! Ah! Non puoi farlo in una... Che schifo! Ho toccato pure... E io già la posso fare. Tu non sei normale. Tu non sei normale. Dorme pure avvolta dalla plastica. Apertura con impronta digitale, ragazzi, questa la voglio. Lei si disinfetta le tette appena torna a casa. E basta. E mette le scarpe in frigo. Dopodiché ha tutte queste perline, queste cose dorate. Pure i cassetti di plastica, raga, vedete che non hanno mobili, ma anche i mobili sono gadget. Cioè, mi stupisco che la carta igienica non abbia la presa USB. La lavatrice, dai, ma... Cos'è? È un Wustel? Tutto avvolto nella plastica. Cioè, non esiste andare a comprare una cosa al supermercato, normale. Hanno tutte ste cose di plastica.
sono sincera, no, mi spiace. Ah, per il cane, giusto. Abbiamo dimenticato che lei cucina per il cane, però almeno queste avevano più senso. E lei fa questa zuppa che avvolge nella plastica. Ecco, ritornate al nostro maialino. C'è tutto un gadget. Che vi ripeto, quelle cose sono davvero fighe. Io non vedo l'ora di andare in Cina, in Giappone, uno di questi paesi, anche Corea, per vederle. Questo io lo vorrei perché sono una di quelle che guarda il telefono mentre si asciuga i capelli o che vorrebbe farlo. Ferro da stiro gadget dorato. Ma cos'è, di Aladino? Ragazzi, questo è il ferro di Aladino. Questo è molto molto Disney. Porta chiavi dorato con chiave cromata oro. Ah, un altro gadget. Possono mancare gadget in auto? No. Avrà un botto occhiali d'auto? Ci mancherebbe. Che vi pare che si chiama Gaia senza trucco? Quella vive in mezzo ai gadget. Ci avrai un aspirapolvere per... Ci mancherebbe, ragazzi, ci mancherebbe. Questa però secondo me servirebbe. Cos'è? Allora, io non incollerei mai la busta dell'immondizia nel sedile di una Mercedes, ma neanche di un'altra macchina. Per sventolare il guanto usa il gettone, ma usa una pezza riciclata. Cioè, io veramente non capisco perché è tutto con le manutenzioni, il monouso, usa e getta. Non si può vivere. Che cos'era quella cosa orribile? Questo sarebbe Olimpia versione tarocco. Ho capito. Perché c'è anche questo. Imitiamoli. Pazienza che non ci sia scritto Paco Rabanne. Anche AXND va bene. Non ho capito i guanti. Qual è il problema? No, non mi dire. Non mi... Ragazzi, questa non può essere la vita di una persona normale. Che problemi avete? Cosa c'è che non va? Ah, brava. Possiamo partire o c'è un altro problema? Seriamente, che razza di macchina sarebbe? La Mercedes è a conoscenza di tutte queste cose. Guardiamo l'ultimo. Lei arriva a casa e c'era il ladro finto. Io non ce la posso fare. Sì. Ha rollato un mandarino? No, ragazzi, io lo sto capendo questo video. Cioè, perché hai messo il ladro se poi di fatto non serve? Questo è per il cane, ne sono sicura. Questo, per chi non sa sbucciare la frutta, potrebbe essere un gadget fondamentale. Sti taglieri ormai li abbiamo fatti nostri. Sarà una salsa allo yogurt, spero non fosse maionese. E le crocchette per il cane sono pronte con mestoli di plastica in una coppa con brillantini. Non è per il cane, questo è tuo? Io non capisco. Sul serio non capisco, comunque c'era un ladro in casa. La porta con la ballerina. Spiegami. Questo l'abbiamo visto, simpatico. Ah, c'è il cesso dentro la doccia. Queste mini case mi uccidono, mi uccidono. Phone call dorato. Strano che non abbia tagliato le unghie dei piedi mentre mangiava. Strano. Anche il bollitore è un gadget. E anche... Non ti stai facendo il tè? Sono seriamente confusa. Sto per perdere le parole. E non riesco più a collegare i miei discorsi con quello che ho detto prima. Un portacalzini di plastica. Gadget. Anche il caffè è monodose. Credo di avere troppi pochi gadget nella mia vita. E alcuni li comprerei. Tipo il portafon per me sarebbe d'obbligo. Ma
Non mi sentirei a posto a comprare tutte queste cose di plastica, tutte queste cose con batterie, che quindi anche andarle a buttare nella plastica non si può. E a parte che queste plastiche rigide non si riciclano, ma proprio buttarle nella plastica. Se c'è una batteria, dei fili elettrici, cioè non si può vivere così. È una cosa allucinante. Al massimo vendetevi pannelli solari, quelli li vorrei, grazie. Io sono scioccata, soprattutto del... Vi mando un bacio grande, andateli a vedere anche voi perché c'è da restare senza parole.